Wedi, spoiler riprese un grado aprile, ospiti e Carola, delusione per Campoli. Le anticipazioni della registrazione di Wedi del 1 aprile, rivelano la scelta di Lavinia, dopo circa 6 mesi di percorso. La tronista si è fidanzata con Alessio Corvino. Il blogger Pugnaloni racconta che la tronista si è confrontata con entrambi i suoi corteggiatori, regalando al pubblico presente in studio sia momenti emozionanti che risate, ad assistere alla formazione della nuova coppia. Sono stati anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Dopo 114 puntate sul trono di Uomini e Donne, Lavinia ha finalmente fatto la sua scelta, gli spoiler che stanno trapelando dagli studi Elio sabato 1 grado aprile. Infatti, fanno sapere che la studentessa ha preferito Corvino. La tronista aveva preannunciato che il suo percorso nel dating show sarebbe terminato oggi, dopo aver fatto un'ultima esterna con entrambi i suoi corteggiatori. La giovane Mauro ha preso la decisione che tutto il pubblico aspettava da tantissimo tempo. Prima di fare il nome del ragazzo che l'ha fatta innamorare dopo 6 mesi di uscite e discussioni. La protagonista del trono classico si è confrontata sia con alcuni parenti che con due persone che hanno conosciuto grazie al programma di Maria De Filippi. Gli ospiti della registrazione odierna di Wedi, infatti, sono stati l'ex tronista Federico Nicotera e la neofidanzata Carola Carpanelli. A distanza di meno di un mese dalla sua scelta, Federico è tornato a Wedi mano nella mano con la compagna Carola, con la quale procede tutto a gonfie vele. Nicotera ha stretto una forte amicizia con Lavinia, anche per questo motivo lei oggi l'ha voluto in studio per assistere alla sua decisione finale. Il pubblico del dating show era quasi certo che la preferenza della romana sarebbe andata da Alessio il biondo. Il corteggiatore che più l'ha fatta tribolare da quando si è accomodata sulla poltrona rossa. Anche Campoli ha detto più volte di sapere che non sarebbe stato la scelta, ma ha voluto rimanere fino alla fine nel rispetto del sentimento che prova per la giovane protagonista del trono classico. Per il romano è la seconda partecipazione a Uomini e Donne, se stavolta è stato rifiutato. Un paio d'anni fa Alessio Il Moro si è legato ad Angela Nasti, con la quale ha vissuto una storia d'amore di poche settimane. Con il fidanzamento di Lavinia e Alessio Corvino, il corteggiatore ha risposto sì alla scelta. Smentendo gli scettici che pensavano avrebbe rifiutato la tronista, a cercare l'amore nella versione giovani del dating show sono rimasti in due. Nicole Santinelli è un percorso già ben avviato nonostante sia sulla poltrona rossa da meno di 2 mesi, la ragazza è indecisa tra Andrea e Carlo, con i quali si è già scambiata baci passionali in esterna. Luca Daffrè, invece, sembra essere ancora in alto mare, il modello ha debuttato a Wedi da poco tempo e ancora nessuna pare aver realmente attirato la sua attenzione. Per quanto riguarda i protagonisti del trono over, nelle ultime puntate si è parlato soprattutto di Gemma Galgani e della sua vivace frequentazione con Silvio Venturato. Domenica scorsa, però, il cavaliere ha abbandonato il programma dopo aver realizzato che la torinese non era attratta fisicamente da lui, ora la dama si ritrova costretta a ricominciare da zero. Al centro delle dinamiche di questo periodo, ci sono anche Riccardo e Armando, Guarnieri è tornato in studio dopo un paio di settimane, si è assentato per motivi di salute. Mentre Incarnato ha fatto parlare di Seperino che continua a dire alle donne che vorrebbero conoscerlo. Nirik Vorbinza, giungla e adornata, curacchetta. So admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...